Nonostante la pioggia insistente, i sindaci della Val di Susa e il movimento NoTav hanno manifestato a Torino per ribadire le ragioni della loro opposizione a un progetto a cui mancano ancora i requisiti tecnici e amministrativi previsti dalla legge 191 per la sua approvazione da parte del CIPE e in merito al quale lo stesso Renzi, nel maggio 2013, dichiarava trattarsi di una spesa inutile per il Paese, salvo poi dimenticarne la sua rottamazione una volta divenuto capo del governo. Noi abbiamo bisogno che i soldi pubblici abbiano la possibilità di essere spesi su interventi, da una parte condivisi, dall'altra che siano utili e soprattutto che diano dei ritorni in termini economici ed occupazionali molto molto veloci, cosa che le grandi opere certamente non rappresentano. Se noi parliamo di territorio, parliamo di sanità, parliamo di istruzione, questi sono i campi nei quali è opportuno investire e farlo immediatamente, perché avremmo un ritorno occupazionale e soprattutto avremmo poi un ritorno nel tempo, perché i danni di un'alluvione, i danni di una scuola che crolla, i danni di una sanità messa in ginocchio o totalmente privatizzata sono delle cose che poi si pagano nel tempo. Mattarella, ascoltaci, se lo avessi davanti che cosa gli chiederesti? Direi di ascoltarci, perché finora il presidente Napolitano non ha mai voluto incontrare i nostri sindaci. E allora non mi sembra corretto anche dal punto di vista istituzionale, i nostri sindaci sono stati eletti democraticamente e quindi secondo me è giusto che anche il Presidente della Repubblica riceva i sindaci. Renzi si è presentato con lo slogan "cambiamo verso", però visto che continua a finanziare un'opera come il TAV, sulla quale in Europa non si è costruita neanche un centimetro, secondo te in che cosa ha cambiato verso realmente Renzi? Beh, è riuscito a fare quello che non ha fatto Berlusconi. Solo per il voto lui era un notavo, adesso ha cambiato completamente opinione. Chi ci guadagna veramente in quest'opera? La mafia, i politici e la finanza. Chi ci rimette il popolo? Che qui stanno distruggendo lo Stato sociale, distruggendo i diritti del lavoro e nello stesso tempo usano i soldi pubblici per fare grandi opere che servono unicamente a finanziare le grandi imprese e a far circolare un po' di mazzette. Questa è la questione. Per questo noi oggi siamo in piazza dicendo no troica, no TAV, perché il problema è che le grandi opere sono l'altra faccia delle politiche neoliberiste di austerità e di taglio del welfare e di distruzione dei diritti. Renzi inaugurerà l'Expo 2015 proprio il 1 maggio, ancora una volta un attacco diretto sempre ai diritti dei lavoratori e alle date simbolo del mondo del lavoro. Sabato prossimo siamo in piazza a Milano proprio contro il Job Act, contro l'Expo, contro il lavoro gratis all'Expo firmato da CGIL, CISL e UIL e contro il furto del 1 maggio, infatti finiremo la manifestazione in Piazza della Scala. Renzi è un moderno fascista che deve mettere in discussione tutte le tradizioni e tutto ciò che è rimasto dei diritti del lavoro per far passare la sua idea di società, che è la stessa delle banche, della finanza, di quelli che l'hanno messo lì. Abbiamo oggi il sistema pensionistico peggiore d'Europa, si va in pensione a 70 anni in Italia quando la Germania l'ha abbassata a 63. Abbiamo fatto la controriforma del mercato del lavoro che adesso è la peggiore d'Europa, siamo il paese dove è più facile licenziare di tutta Europa. Stiamo subendo cose che altri non subiscono, che hanno deciso di non subire più. Ecco, questo è il punto, e questo è il nodo di Renzi e di tutto ciò che rappresenta. Se non si comincia una lotta frontale contro il Partito Democratico, le complicità del Partito Democratico, i venduti al Partito Democratico, tutto ciò che è intorno al Partito Democratico, che è il segno di questa corruzione morale del nostro paese, noi continueremo a essere i crumiri d'Europa. Via la corruzione dallo Stato! Che reato! Ma che terrore! Noi votiamo per un mondo migliore! Ah, noi siamo arrabbiati perché la riforma della buona scuola vuole completamente eliminare una fascia di docenti che è la terza fascia delle graduatorie di istituto e inoltre vuole completamente sminuire la funzione docente riducendola a un semplice tappabuchi e noi a questo non ci siamo. La privatizzazione della scuola è assolutamente controproducente per quella che può essere la qualità dell'istruzione italiana, non ci siamo assolutamente. Tu sei un'insegnante precaria, da quanti anni? Da 6 anni, terza fascia delle graduatorie di istituto e dal prossimo anno non potrò più lavorare. Dopo la guerra si è scritta una Costituzione che ha posto la dignità dell'individuo, della persona al primo posto. Secondo te è ancora tempo di essere partigiani in questo paese?
e a maggior ragione ancora più il momento di esserlo, in un momento in cui la Costituzione viene attaccata tutti i giorni, in quelle che sono le istituzioni che dovrebbero essere le redi di quella resistenza. Pensiamo che sia il momento in cui rivendicare, rimettere al primo posto la Costituzione, la difesa dei beni comuni, la tutela dell'individuo che deve essere al primo posto e non dietro gli interessi economici, come purtroppo spesso avviene. La Val di Susa è uno dei luoghi dove lo scempio della Costituzione avviene. Ce ne sono mille altri, li vediamo nelle nostre città, gli attacchi agli ospedali, alla scuola pubblica, e siamo qui per fare in modo che, anche perché la Costituzione venga attuata e venga rispettata secondo quanto avrebbero voluto i partigiani che noi siamo qui umilmente a rappresentare, tra virgolette. La bandiera del